Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta facciamo una ripresa un po' diversa perché devo essere veloce, dato che ho pochissimo tempo, e voglio portarvi per questo motivo una ricetta davvero semplicissima da preparare, che è appunto il French Toast. Per realizzare questa ricetta serviranno degli ingredienti che probabilmente avrete sicuramente in casa, quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a vedere quello che servirà per realizzare questa fantastica ricetta. Allora, eccoci arrivati agli ingredienti. In pratica gli ingredienti sono pochissimi e facilissimi da reperire. Prima di tutto ci servirà del burro, due uova. Questa è la razione per 6 toast circa. 6 toast, pane bianco oppure toast integrali, quello che preferite. Estratto di vaniglia, io consiglio di metterlo. Se avete la vaniglia in bacca va benissimo comunque. Vi consiglio di comprarlo, l'estratto di vaniglia costa un po', però ne vale la pena. Cannella macinata in polvere, facilissima da trovare, probabilmente l'avete già in dispensa. Mezzo bicchiere di latte e dello zucchero macinato. Adesso, prima di andare alla preparazione, vi farò vedere come io andrò a guarnirli. Io farò una guarnizione con della frutta fresca. Come frutta fresca ho scelto dei mirtilli, io ne vado pazzo, dei ribes, che secondo me ci stanno da Dio con la loro nota acida, davvero buonissimi. Poi utilizzerò delle more e infine, last but not least, sciroppo d'acero. Copriamo la marca, che non mi paga nemmeno un centesimo, anche se l'avete già vista, e poi andremo a spolverarli con dello zucchero a velo. Andiamo a vedere come si prepara. La prima cosa che faccio è quella di aprire le uova all'interno di un contenitore e li sbatto leggermente con una forchetta. Poi aggiungo lo zucchero semolato, la cannella, l'estratto di vaniglia e il latte. Mescolo energicamente con una forchetta oppure con una frusta, dopodiché posso passare alla fase di cottura in padella. Quindi sciolgo il burro all'interno della padella e inizio a inzuppare i toast all'interno del mio preparato. Mi raccomando, inzuppateli per bene, fate assorbire bene tutto il preparato. Dopodiché andiamo in padella e facciamo cuocere circa 2 minuti per lato. Mi raccomando, controllateli ogni tanto e controllate il livello di croccantezza. Dopodiché continuate così per tutti i toast che avete in mente di preparare e aiutatevi con del burro nuovo per chiarificarlo. Dopo aver cotto i toast, poneteli sopra una griglia per non far perdere il livello di croccantezza. Dopo aver fatto questo, sono pronto per impiattare. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere i toast sopra un piatto e vado con la frutta fresca. Prima aggiungo i mirtilli, poi le more di gelso e il ribes. Termino con un topping di sciroppo d'acero e una spolverata di zucchero a velo. Siamo quindi giunti al termine anche di questa video ricetta per questa settimana. Come ho detto, una ricetta molto veloce che ho voluto riprendere in maniera rapida per farvi vedere che è possibile realizzare una colazione buona, non salutare, cioè non del tutto salutare, però buona e veloce in maniera semplicissima. La prova dell'assaggio non la farò perché ho una fame da lupi. Farò qualche foto, qualche video, li caricherò su Instagram. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se il canale vi piace iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella delle notifiche. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao a tutti!